di questo passo falliremo tutti entro 3 mesi e finiremo per mangiare soltanto kebab e panini del McDonald's. Un po' allarme, un po' provocazione, è questo il messaggio lanciato da Ristor Italia dal ponte del Lido di Fano, durante un flash mob avvenuto in contemporanea in tante città del mondo, per ribadire il no di ristoratori, baristi e categorie affini alle restrizioni imposte per contenere il propagarsi del virus. A indignare la categoria è in primo luogo l'obbligo di abbassare la saracinesca già dalle 18, come stabilito dall'ultimo, anzi penultimo, DPCM. La difficoltà di chiudere le 18 è quella di non avere almeno un 70% di incasso perso. Quindi questo nella misura in cui una ristorazione lavora al 100% durante il giorno, ma l'80% di incasso è serale. In più abbiamo atteso mesi e mesi comportandoci bene e abbiamo anche valutato l'aspetto sanitario con tutti i DPCM e i protocolli e non siamo arrivati ad avere delle risposte per far presente che ormai è sotto gli occhi di tutti, cioè chiudere alle 18 rispetto alle 22, o meglio chiudere alle 22 non creerebbe nessun disagio visto i protocolli e le attenzioni che abbiamo. Praticamente fra 3 mesi ci vedremo costretti in tanti a portare i nostri libri contabili al tribunale, in modo che nessuno con questa attività per tutto questo tempo può andare avanti. Un mese, 2 mesi, 3 mesi, qui cominciano a essere tra i mesi prima e i mesi da adesso cominciano a essere 5-6 mesi, e questo per noi ci porta ad avere una difficoltà a mantenere anche tutti i nostri dipendenti che sono chiaramente il nostro a cui va il nostro pensiero sicuramente, perché avere 13 o 26 dipendenti a cui non puoi portare il pane quotidiano, questa per noi è una cosa che ci fa veramente male. Ristor Italia chiede aiuti certi e in tempi rapidi, ma soprattutto la possibilità di rimanere aperti fino alle 22. Il turno serale viene infatti considerato essenziale per la sopravvivenza delle attività, anche perché, complice la paura del contagio, di gente a pranzo se ne vede davvero poca. Chiediamo che a un certo punto ci sia portato almeno alle 22, no? Visto che non si può più alle 24, però alle 22 per riuscire a fare un turno, perlomeno considerando che il 50% dei locali lavorano alla sera, perciò quelli sono tutti tagliati fuori. Mentre invece per quelli che hanno il doppio turno, che fanno il pranzo, fanno la cena, se chiudi alle 18 praticamente non puoi assolutamente, no, mantenere un'attività che dovrebbe minimo avere, no, un doppio turno con il solo lavoro del pranzo non si riesce a mantenere in vita un'azienda. Noi chiediamo di ritornare alla chiusura perlomeno alle ore 22, che ci permetta di salvare non solo quello che stiamo facendo, l'aspetto sanitario, essendo attenti su tutte le misure, ma salvare anche la parte economica delle aziende, perché facendo così l'attività di ristorazione va scomparendo e andremo a causare un'infinità di problemi a catena di altri settori legati alla ristorazione e di decine e centinaia e migliaia di persone a spasso.